Qualche giorno fa ho rivisto un film, anzi un cartone animato davvero davvero imperdibile. Mi sono davvero stupito del fatto che i miei due amici che erano come non conoscevano questo assoluto capolavoro. Sto parlando di Kung Fu Panda, recente cartone animato uscito, che è stato un successone mondiale negli ultimi anni. Sono Silvio Todisco e sono uno psicologo. Prima di proseguire, non scordarti di registrarti e iscriverti al mio sito. In questo video vi parlo quindi del significato, dei valori e soprattutto della morale che possiamo trovare in Kung Fu Panda. Il primo messaggio, sicuramente per chi ha visto le avventure, le disavventure di questo panda buffo e maldestro, è sicuramente quello di credere fortemente in te stesso. Credi in te stesso qualsiasi cosa accada, dentro di te hai tutte le risorse necessarie per farcela, per ottenere il successo e gli obiettivi che vuoi e soprattutto per migliorare te stesso e perché no, anche per salvare l'umanità, come appunto accaduto al protagonista. Questo è un messaggio davvero potente. Non dimentichiamoci che Kung Fu vuol dire appunto duro lavoro svolto con abilità. Cosa ci insegna quindi questo cartone? Dentro di noi abbiamo le risorse, tutte le risorse necessarie per credere, avere fiducia in noi stessi e crescere, migliorare fino ad ottenere tutti i risultati che vogliamo. Quando il nostro panda, il nostro protagonista, fu scelto dal suo maestro, dal saggio del villaggio appunto cinese, tutti gli altri abitanti, tutti i simpatici animaletti erano increduli, non potevano credere che un buffo panda maldestro, figlio di uno spaghettaro, poteva salvare l'umanità. Il resto appunto è storia. Credete quindi sempre in voi stessi e ricordate che con l'obiettivo, con l'impegno, con il duro lavoro possiamo davvero sempre migliorare e raggiungere tutti i risultati necessari, possibili e immaginabili. Kung Fu Panda è molto molto interessante perché? Perché ci insegnano, ci ricorda davvero quelli che sono i valori principali di tutti gli arti marziali in generale, ma che possono essere perfettamente conciliabili con i valori nella vita. Il duro impegno, il duro lavoro, la fiducia, ma soprattutto la lealtà e l'onestà. Un altro aspetto molto importante che mi interessa davvero tanto è di vedere l'importanza di stabilire sempre relazioni positive, utili con gli altri animali, l'importanza del protagonista di avere i propri aiutanti, quindi di trovare persone che ci aiutano a realizzare i nostri sogni. Quindi trovate sempre chi vi aiuta a remare, a lavorare duramente, ma soprattutto l'importanza di imparare da chi è più esperto di noi, da chi ne sa più di noi, l'importanza di trovare un vero e proprio mentore, un leader che ci segue passo dopo passo, soprattutto che ci dice lì dove stiamo sbagliando, quello che stiamo sbagliando, sempre al fine di crescere giorno dopo giorno e non smettere mai di imparare. Concludo questo breve video con davvero il mantra, lo slogan di Kung Fu Panda, che possiamo dire rappresenta anche tutta la filosofia orientale ma anche i fondamenti della psicologia moderna. Ieri è storia, domani è un mistero, oggi è un dono. Non ricordiamoci, non dimentichiamo mai di imparare dal passato, di lasciarlo lì, di non continuare a rimuginare sempre per ciò che è accaduto, soprattutto per quello che non è il nostro potere. Il futuro è un mistero, non sappiamo cosa potrà accadere domani, non possiamo preoccuparci per una cosa che non sappiamo o che semplicemente non è il nostro potere. Oggi invece è un dono. Noi dobbiamo vivere, abbiamo il compito di vivere giorno per giorno, momento per momento, sempre presenti, sempre connessi con i nostri valori, con i nostri obiettivi, con il nostro impegno nel lavorare e nel costruire giorno dopo giorno. E non ci dimentichiamo mai che appunto è un dono, che la vita è un dono e sta a noi migliorare la nostra condizione e soprattutto far sì che possiamo impegnarci giorno dopo giorno.
Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, un commento, ma soprattutto non ti dimenticare di andare a rivedere Kung Fu Panda. Ci vediamo al prossimo video.